prima partita tra Italia e Olanda, finita per 6-1 per l'Italia. Partiamo dagli sconfitti, siamo qui con i due capitani, Dario e Tarandente, in assenza di Sarnataro che sta girando girovagando per il campo, non sta capendo che sta facendo. Dario, parto da te. E vabbè, sconfitta amara, la seconda sconfitta di fila. Nel primo tempo diciamo reggite bene il risultato, sbagliate un rigore, però diciamo subito la rimettete in parità nel secondo tempo, poi loro dilagano. Cos'è successo? Ma una sconfitta che brucia più della prima. La prima partita, cioè, non posso stare. Oggi tante assenze, siamo partiti bene, poi una volta che andiamo sotto anche l'altra partita, parliamo di concentrazione. Ti faccio una domanda secca, secondo te cosa si deve migliorare per almeno portare i primi 3 punti a casa, già dalla prossima? Se siamo tutti e affiniamo un po' l'intesa, secondo me se il livello comunque è questo ce la possiamo giocare in tutte le partite, lo vediamo. Io ti faccio complimenti e ti lascio notare gli avversari. Ciao, qua. Garanti, oggi prestazione davvero top per te. Ha lottato su tutti i palloni, però credo che comunque la squadra anche ha fatto un'ottima prestazione. Come ha detto a lui, forse a voi discorso inverso. Il primo tempo avete sprecato un po' troppo. Il secondo tempo abbiamo iniziato di più. Però tutta la squadra ha dato tutto dal primo all'ultimo minuto e questo è l'importante. L'importante è sempre quello. Poi che i risultati vengano o meno, l'importante è dare sempre tutto. Ormai siete storici del nostro torneo. Sì, sono 2 vittorie su 2. Diciamo che oggi diciamo possiamo svelare le carte in tavola, gli obiettivi dell'Italia, Boys 2000, Boca, ormai non sappiamo più come chiamarli. Qual è? Il nostro primo obiettivo è vincere ogni partita. Il secondo obiettivo è cercare di arrivare più lontano possibile in questo torneo. Non nascondiamo e comunque puntiamo a un ottimo risultato, perché come hai detto tu, siamo da tempo ormai a questi tornei e vogliamo alzare anche noi una coppa. Ci proveremo fino alla fine e daremo sempre tutto. Io ve lo auguro e vi faccio innanzitutto i complimenti per la bellissima disputata stasera.